Zio, tu sei un carabiniere, vero? No, Nicolino, sono una guardia giurata. Vabbè, è uguale, sempre un puliziotto sei. Ok, Nico, perché mi fai questa domanda? Visto che sei un puliziotto, conosci il Presidente della Repubblica e allora, quando lo vedi, gli devi dire: Caro Presidente, mio nipotino ha 7 anni, ormai sa scrivere, sa leggere e conosce le tabelline fino a quella del 3. Dovrebbe essere sufficiente per smettere di andare a scuola, no? Non sono sicuro di vederlo in questi giorni, ma ti prometto che la prossima volta che faremo colazione assieme riferirò senz'altro il tuo messaggio. Poi, amore, non si dice puliziotto, ma poliziotto. La differenza tra pulizia e polizia lo sai dove si impara? A scuola. Mio nipotino è fatto così. Ogni volta che mi capita di vederlo se ne esce con certe cose. Bene, avrete capito che di mestiere faccio la guardia giurata, una guardia particolare che come hobby ha quello di scrivere racconti. A quanto pare il primo fan in assoluto è senz'altro il piccolo Nico. Lui abita nel Basso Lazio ed io nell'Alta Toscana. Non sono tante le volte in cui ho l'occasione di raggiungerlo e quando ci riesco purtroppo è solo per pochi giorni, che per lui si riducono a poche ore. Però quando siamo insieme una sola cosa non rinuncia a chiedermi. Sì, mi racconti una nuova storia. Raccontami quella della tigre bianca, oppure raccontamene un'altra, ti prego. In realtà non serve nessuna preghiera, per me è sempre una gioia. E poi almeno ho l'occasione di lasciargli qualcosa, qualcosa che durerà nel tempo. Una favola che si nasconda dentro la sua memoria per fare capolino di tanto in tanto con il passare del tempo. Un ricordo dello strano zio che per mestiere corre dietro ai ladri. Va bene, piccolo, accomodati nel mio petto, che iniziamo il viaggio. Ti ho mai raccontato di quella volta che incontrai un pinguino? Un pinguino? Ma dai, non ci sono pinguini in Toscana. Lo dici tu? Ascolta e vedrai. Non era una notte come le altre. La temperatura era molto al di sotto della media. Il termometro della mia auto segnava meno 6 gradi centigradi. Il trauma più grande in questi casi è quando passi dalla tua auto appena intiepidita a quella glaciale di servizio. Per la prima volta dopo tanti anni ho dovuto mettere i guanti e ti assicuro che non è per niente facile manipolare i bigliettini in quella situazione. I primi minuti di zona furono micidiali. Inutile girare la manovella sull'ultimo pallino rosso. Troppo presto, il motore era ancora freddo. Passarono all'incirca 30 minuti prima di avvertire un po' di calore. Ma se da una parte quella nuova situazione climatica mi recava un po' di sollievo, dall'altra lo sbalzo termico tra l'abitacolo interno e l'esterno era micidiale. Il giaccone della divisa mi si gelava addosso. L'unica cosa da fare in questi casi è accelerare il passo, aumentare la corsa, un po' come fanno gli atleti prima di una gara. Quando si aumenta il passo si rischia di trascurare il controllo e allora sei costretto ad una piccola ibernazione per ogni cliente visitato. Comunque la notte trascorse senza troppi problemi. Il freddo di solito costringe tutti a rimanere in casa, ladri compresi. L'orologio sul cruscotto segnava le 3:17, quando la centrale operativa mi contattò per la posizione. In quel momento mi accingevo a percorrere la via Aurelia, direzione nord, una leggera discesa prima di arrivare ad un semaforo pedonale, luogo sempre illuminato e ben visibile da lontano. Quella notte non fu così. Solo una fioca luce arancione lampeggiante mi costrinse a prestare maggiore attenzione a quell'incrocio, molto spesso attraversato da pedoni che spuntano dal nulla. Eccomi alla pizzeria, ora parcheggio e faccio il controllo.
dissi tra me e me. Prima ancora di accostare l'auto, notai una figura strana alla base del palo verde del semaforo. Sembrava una grossa oca o un cigno, forse una papera. Rallentai fino a fermarmi, ma arrivato sul posto non vidi più nulla. Mi voltai in tutte le direzioni, pensando che lo strano animale si fosse dato alla fuga, ma niente, nessuna traccia di quella specie di uccello. Decisi allora di ripartire e procedere oltre, ma la mia azione venne subito interrotta da due colpi improvvisi alla portiera di destra, come se qualcuno avesse bussato con decisione. «Cacchio! Cos'è successo?» mi domandai stupito. Aprii distinto la portiera in questione e in meno di un secondo qualcosa entrò velocemente sulla mia auto e si posizionò proprio sopra il seggiolino del passeggero. «Ma che cos'è? Mi sembra proprio un pinguino!» esclamai ad alta voce. Quello strano coso si era accomodato senza neppure degnarmi di uno sguardo. Fissava la strada davanti a lui con il becco leggermente rialzato senza fare nessun altro movimento. Poi, dopo alcuni secondi di silenzio, si voltò improvvisamente dalla mia parte e subito dopo riprese a guardare la strada. Fece questo gesto per diverse volte, quasi per farmi capire qualcosa, credo che volesse sollecitare la partenza. A quel punto feci quello che tutti noi umani facciamo con gli animali. Tentai una conversazione. Non ho mai creduto che un animale, per quanto intelligente, potesse capire il nostro linguaggio. Forse attraverso delle vibrazioni sonore avrei potuto ottenere qualcosa. «Senti, pinguì, che vuoi da me e, soprattutto, che ci fai nella mia auto?» Nessuna reazione. Anzi, si accomodò meglio e con il becco prese addirittura la cintura facendomi chiaramente segno di agganciarla. «Sicuramente sto sognando», pensai mentre eseguivo la sua assurda richiesta. A quel punto cosa avrei dovuto fare? Assurdo per assurdo, decisi di proseguire e far finta di essere solo. Il mio ospite osservava tutto quello che facevo con la curiosità di un bambino. Lo sguardo seguiva i miei movimenti, osservava quello che scrivevo, seguiva la mia mano durante il cambio delle marce, mi osservava la bocca mentre parlavo alla radio, seguiva attentamente tutto. Addirittura mi pareva che di tanto in tanto scrutasse anche il contachilometri, soprattutto nei momenti che tendevo ad accelerare. Durante alcune mie brusche frenate si girava di scatto verso di me come per ammonirmi di quell'improvviso gesto. Io a mia volta lo osservavo osservarmi. Era sinceramente un animale buffo. Aveva delle piccole ali grigie con delle piume ben curate, il petto quasi tutto bianco con leggere sfumature arancio sotto il collo. La cosa più ridicola erano le zampe. Faceva ondulare le pinne a destra e a sinistra, quasi come se avesse una specie di tic nervoso. Nel vedere quel movimento persistente, tentai un nuovo approccio vocale. «Perché sei così nervoso? Vuoi fermarti con quelle zampe? Mi dai fastidio, mi deconcentri!» «Non posso! Ho freddo! Ho i piedi ghiacciati! A proposito, avresti mica dei calzini di riserva nel tuo ridicolo zaino?» Inchiodai di colpo, talmente bruscamente che tutto quello che avevo riposto sul sedile posteriore volò davanti, sopra il cruscotto. «Ma sei impazzito?» mi disse con voce gracchiante. «Io sono impazzito? Ti sembra normale che un pinguino parli? E soprattutto, ti sembra normale che un pinguino si trovi in giro per la città?» «E a te sembra normale che una guardia parli con un pinguino e che addirittura lo faccia salire in macchina con dubbie intenzioni? Pervertito!» «Pervertito? A me? Ma cosa ti sei messo in testa?» Incredibile! Stavo litigando con un pinguino polare. A quel punto decisi di andare fino in fondo. Se fosse stato un sogno, perché non viverlo senza farsi troppe domande? Ci furono alcuni minuti di silenzio tra noi, entrambi facemmo finta di interessarci ad altro. Lui si sistemava le piume con nervosi e ripetuti colpi di becco. Io toccavo inutilmente tutti i comandi del cruscotto, per poi riprendere la marcia ragionando a bassa voce sul percorso da fare. «Secondo me, se prendi a sinistra e vai verso la stazione, acquisti 10 minuti buoni». 10 minuti per cosa? Per cosa? Lo capisci che sei un pinguino? Adesso vuoi insegnarmi anche a fare il mio lavoro?» «Certo che no, non mi permetterei mai. Il mio era un semplice suggerimento per arrivare prima alla stazione.
Ecco, ci voleva tanto. Vuoi andare alla stazione? E poi, una volta lì? Prendo il primo treno per Berlino. Là ho un amico che mi accompagna fino all'autostrada Bernau Nord, dove con un po' di fortuna troverò qualcuno che mi darà un passaggio per Copenaghen. Copenaghen addirittura? Sì, ho parenti da quelle parti. Qualche giorno di sosta e poi mi faccio una bella nuotata fino all'isola di Gosoja. Gosoja non è in Norvegia. Ma come sei colto? Sei sicuro di non essere un pinguino? Scusa, a quanto ho capito stai ritornando a casa? Sì, ho un piccolo igloo a Narsarsuaq in Groenlandia. Una casetta modesta su due livelli. Oddio, non abbiamo il giardino, ma ci accontentiamo. Abbiamo però una piccola piscina piena di ottimi pesciolini. In Groenlandia, al nord. Lasciamo perdere, va. Hai detto ci accontentiamo? Vuoi dire che sei sposato? Sì, mia moglie è del nord. L'ho conosciuta durante il servizio militare e ho anche quattro cuccioli. Ping, Kong, Pai, Lin. Adorabili. Lo dici con una visibile malinconia. Deduco che è molto che manchi da casa. Domani sono 2 anni. Ma se hai così nostalgia, perché sei partito? Sono dovuto partire per un grave problema che mi perseguita dalla nascita. Purtroppo soffro di geloni alle pinne. Cosa? Sì, sembra strano, ma i miei piedi non sopportano il ghiaccio, si squamano fino a farmi uscire il sangue. Che potevo fare? Il dottor Pingolotti mi ha suggerito di passare un periodo al caldo e allora sono stato costretto a partire. Da lì a pochi giorni ho raggiunto la Nuova Zelanda e mi sono imbarcato clandestinamente in un cargo battente bandiera liberiana. Mi sono nascosto in una cella frigorifera e sono arrivato nel Madagascar per poi arrivare a Tripoli. Come sei riuscito a scappare ed arrivare al mare? Ho aspettato con pazienza che la porta della cella si aprisse. Poi al primo spiraglio di luce presi una breve rincorsa e mi sparai fuori nel ponte. Sotto gli occhi increduli dei marinai, infilandomi in mezzo alle loro gambe, riuscii ad arrivare al cornicione e a fare un bel tuffo. Un trauma, un vero shock entrare in quell'acqua calda, un po' come entrare direttamente nella pentola assieme alla pasta. Pasta, pentola? Ma come sai tutte queste cose? Giovanotto, ti rendi conto che stai parlando con un pinguino artico? Allora non farmi domande stupide. Il mio popolo ha combattuto per decenni contro i peggiori leoni marini del pianeta. Addirittura si dice che un tempo eravamo padroni del cielo e delle acque. Pingui, smettila di dire cavolate. Bene, ammesso che la tua storia sia vera, dimmi, almeno sei guarito? Il tuo problema è risolto? Abbastanza. Diciamo che a volte avrei bisogno di calzini caldi. Basta! Ti ho detto che non ho calzini di ricambio, non posso darti i miei. Scusa, perché no? Perché scendi subito. Scherzavo, non si può neppure scherzare. Quanto sei permaloso. Non sono permaloso, sono solo arrivato di testa. Non hai idea dei problemi che ho. Ma in fondo che vuoi saperne tu dei problemi di un uomo? Tu hai bisogno di calzini. Io ho bisogno di un bel periodo di vacanza. E allora scusa, perché non vieni da me? Sono sicuro che a Pinguina farebbe piacere. Ma qui abbiamo un comico, un professionista della battuta. Secondo te come faccio a venire con te? Ho una famiglia, un lavoro da onorare, ho mia madre che... Vabbè, lasciamo perdere, va. Comunque apprezzo e ti ringrazio. Peccato, sono sicuro che ti saresti trovato bene. Avresti mangiato dell'ottimo pesce appena pescato e avremmo mangiato anche un bel ghiacciolo all'anice davanti al tramonto. Hai presente cos'è il tramonto da noi? Uno spettacolo spaziale! Certo, e magari dopo ci prendiamo per mano e andiamo a mangiarci una granita in centro. No, mi dispiace, soffro troppo il freddo e poi... E poi non ho le piume adatte per questa specie di vacanza. Adesso ti metti a fare dello spirito anche tu. Meglio così, non mi piaci quando sei arrabbiato. Vedi, cara guardia, delle volte la nostra vita ci presenta delle situazioni strane, inconsuete, come un problema ad una pinna, oppure incontrare un pinguino parlante, un coyote del deserto, un pescivendolo che ti insegue con un coltello. È per questo che bisogna partire, staccare, dileguarsi. Come diceva un noto pittore italiano, per osservare meglio il dipinto, ogni tanto bisogna allontanarsi un po' da esso. Leonardo da Vinci.
Sì, mi pare proprio lui. Abbiamo una copia di un suo quadro sulla parete del nostro igloo. Scommetto che si tratta della Gioconda. Ma no, abbiamo un bozzetto in carboncino dove c'è disegnato un pinguino. Non mi risulta che avesse mai fatto studi sui pinguini. Certo che sì. Ci prese come campione durante lo studio dell'aeroplano per capire meglio i misteri del volo. Questo particolare mi sfuggiva. Pingui, ma ti rendi conto che tu non voleresti neppure se ti legassero ad una mongolfiera? Certo. E tu ti rendi conto che la stazione l'abbiamo appena superata? Oh merda, pardon. Oh cacca. Mi hai distratto. E adesso che facciamo? Mi porti alla prossima fermata, semplice. Certo, visto che mi hai fatto risparmiare anche 10 minuti, quasi quasi ti accompagno direttamente a Copenaghen. Ottima idea! Però promettimi che al primo autogrill ci fermiamo a prendere un paio di calzini belli caldi per le mie povere pinne. Fuori! Ma dai, perché fai così? Siamo amici o sbaglio? Guarda che se fai così dovrò ricredermi su voi poliziotti. Uffa, poliziotti si dice e si scrive poliziotti, capito? Sì, ho capito che non è aria. Ho capito che stanotte parlare con te non è divertente. Non riesci davvero a vedere la vita in un altro modo. Questa notte che ha di diverso dalle altre notti? Non riesci proprio a liberare la mente? Non ti va più di giocare con me? O forse fatto o detto qualcosa di male? Qualcosa che ha mosso i tuoi neri pensieri? A quel punto accostai, appoggiai la fronte sul volante e con gli occhi chiusi, gonfi di roventi lacrime, risposi. No, caro amico mio. Non c'è nulla di diverso dalle altre notti. Anzi, l'idea del pinguino non era neppure male. Certo, un pinguino con la casa al Polo Nord, anche se devo dire lontana dall'ornitorinco che mi facesti 3 mesi fa. Non è colpa tua, purtroppo, è come dici tu. Ad un certo punto bisognerebbe staccare. Lasciarsi andare e fregarsene di tutto. Già, spegnere l'ultima luce e farsi avvolgere dal buio. Non vedere più nulla. Questa potrebbe essere una soluzione. Il mondo sta cadendo a pezzi, amico mio. E io non riesco a reagire, non riesco a rimanere indifferente a tutto quello che ogni giorno sento e vedo. Tutto questo marcio, tutta questa violenza che avvolge l'uomo è un peso insostenibile per la mia coscienza. Il tempo passa, purtroppo, ed io non riesco più a sostenere questo fardello. Questo continuo ed incalzante malessere che non molla, come una maestosa aquila reale che stringe tra gli artigli il suo insignificante topo, miserabile sorcio che non basterà neppure a sfamare i suoi pulcini. Ma la tua fantasia? Lontana. Non riesco più a raggiungerla, purtroppo. Non riesco neppure più a vederne i contorni. Comunque penso che sia giusto così. Penso che per ogni cosa ci sia il suo tempo. Le situazioni cambiano continuamente. Ma le tue storie sono fantastiche. I tuoi racconti permettono a me di vivere. E non solo a me, ma anche a Rollo, a Stecco, alla Tigre Bianca, al piccolo canarino in cerca di libertà. Cosa sarei io senza di te? Cosa sarebbero stati loro senza di te? Tu sei un guardiafavole che mi permette di esistere. Oggi come pinguino, domani chissà. Aspetto sempre con ansia ogni benedetta notte e mi chiedo, chissà in cosa mi trasformerà il mio amico guardia. Non fare così. Lo sai che tu non esisti, tu e gli altri. Siete solo frutto della mia mente. Ormai è giunto il momento di immergermi nella normale quotidianità. Ormai è giunta l'ora che tu scenda, caro mio. Grazie di tutto. Grazie per avermi aiutato in questi anni. Sei stato un vero amico. Arrivammo al punto di partenza, proprio sotto al semaforo lampeggiante. Gli aprii la portiera e gli slacciai la cintura. Mi rivolse un ultimo sguardo, come a dire: «Sei sicuro di farcela da solo?» «Sì, posso farcela». Mi salutò con una leggera pinnata sulla coscia e scese con la stessa velocità con cui era salito. È così che il mio pinguino sparì dietro la portiera, lasciando sul mio specchietto retrovisore una figura senza contorni. È così che quel giorno lasciai alle spalle la mia fantasia. Sì, no e no!
Non si fa così. Sono troppo piccolo per inventarmi favole da solo e non posso neppure chiedere a qualcun altro perché nessuno è come te. Non esistono guardiafavole nel Basso Lazio. Tu adesso mi giuri che stavi scherzando e mi racconti un'altra storia. Caro Nicolino, il mondo è pieno di storie. Ogni cosa che ti capita puoi trasformarla in una bellissima storia. Ogni animale che vedi può diventare il protagonista del tuo racconto. Anche una pulce. Certo, soprattutto una pulce. Anche il pappagone. Certo, ammesso che esistano i pappagoni. Ora che ci penso, ti ho mai raccontato la storia del pappagone reale? No. Non ti ho raccontato di quando perse il trono per lo scherzo di una capinera? No. Non ci credo. Sì, credici, non dico bugie. Mi vuoi dire che non ti ho raccontato del pappagone che perse il suo regno a causa di due ciliegine bacate? Ecco, adesso che fai il furbino me la racconti. Va bene, calmati. Inizierò a raccontarti questa storia con le parole che la vecchia Maiano usava pronunciare quando ero piccolo. Io che come te aspettavo a bocca aperta l'inizio di una nuova favola. E come iniziava la vecchia Maiano? Iniziava così. Al va che una volta... Vedi, caro pinguì, io posso anche attraversare momenti difficili, periodi disperati, situazioni drammatiche. Ma finché ci sarà un bambino che aspetta le mie storie, tu ed io saremo compagni di viaggio con destinazioni lontane, in terre misteriose. Bene, allora che dici? Stasera vieni a cena da me? Ho detto a Pinguina che mi porti tu a casa e sai come sono le femmine. Ha insistito tanto. Va bene, amico mio, stasera mi fermo a casa da te. A proposito, hai avvisato tua moglie che il pesce crudo non mi piace? Certo, sta preparando una grigliata in giardino, speriamo solo che non nevichi. Stai tranquillo, Aquila del Nord, anche quello dipende da me. Io non sono solo il creatore delle mie favole, ma ne curo anche la scenografia,